ragazzi, eccomi tornata con una nuovissima puntata dedicata a The Sims. In questo episodio, visto che oggi è il 31 dicembre, l'ultimo giorno dell'anno, ho pensato di far festeggiare anche i nostri Sim. Quindi organizzeremo per loro una cena, tutti insieme, e poi andranno a divertirsi in discoteca. Ho scaricato infatti due lotti, uno l'ho posizionato a Newcrest e ho messo il ristorante, che è questo, molto tema parigino, e poi sono andata a scaricare una discoteca che invece ho messo a San Misciuno, esatto, nel quartiere della moda, ed è questo locale notturno personalizzato 2018 per l'anno nuovo, quindi direi che è perfetto. Sono andata a togliere anche tutto il materiale personalizzato, ebbene sì, infatti adesso vi faccio vedere i look dei nostri personaggi. La cosa che mi manca tantissimo sono le acconciature, i capelli, quella è proprio una cosa che mi dispiace aver tolto, però vi faccio vedere come sono diventate, come si sono trasformati, diciamo, senza materiale personalizzato. Perché Jessica qui non hai i capelli? Andiamo a metterli, e non ricordo più che capelli li ho messo nel look quotidiano, questi, esatto, quindi li mettiamo anche nel look da notte. Oppure potremmo mettere magari una coda bassa, sì dai, per il look da notte teniamo questo. Vedete quanto è cambiata Jessica? Senza i suoi capelli non mi sembra neanche più la stessa Sim. Comunque vi faccio vedere i suoi look. Questo è il look quotidiano, molto semplice. Poi look formale, questo mantenuto quasi sempre la stessa acconciatura. In realtà i capelli in generale, specialmente per le ragazze, quelli di The Sims, non è che mi facciano impazzire, preferivo quelli del materiale personalizzato. Questo è il suo look sportivo, poi abbiamo il look da notte che abbiamo appena visto, il look da festa, che è questo, un vestito rosso, perché saranno tutti vestiti di rosso, avranno tutti qualcosa di rosso questa sera, e poi il costume da bagno. Mark invece non è cambiato più di tanto, secondo me questo è il suo look da notte. Poi abbiamo il look quotidiano, che è questo, il look formale è questo, il look sportivo questo, look da festa, anche lui giacca rossa, e look, insomma, costume da bagno, questo. È cambiata tantissimo anche Sofia, non avendo più i capelli che aveva prima, secondo me è cambiata un pochettino. Comunque questo è il suo look quotidiano, sono andata semplicemente a cambiare le scarpe. Look formale, questo qui mi piace molto. Look sportivo è questo, tutto rosa. Questo è il look da notte. Il look da festa, vestitino rosso, e sta benissimo secondo me, e poi costume da bagno, anche se in realtà più di tanto adesso non ci interessa. E questa invece è la nostra cucciolotta mia, che volevo far passare di età, ma mi sono accorta che in realtà i cani non si possono far passare di età in automatico, cioè vanno in automatico, non possiamo farli passare di età noi come con i Sim, quindi resterà ancora per un po' cucciola. Già che ci sono, vi faccio vedere i look di tutti i personaggi, visto che avendo tolto il materiale personalizzato e quindi avendo eliminato le acconciature, sono cambiati parecchio secondo me. Lui è Leonardo, il fidanzato di Emma, questo è il suo look formale, questo invece è il look quotidiano, look sportivo, da notte, questo è il look da festa, anche lui camicia rossa e costumi da bagno. Poi Emma, una cosa che voglio fare con Emma, ragazzi, è che ho notato che è ingrassata tantissimo, quindi dedicheremo un episodio soltanto per lei, la manderemo in palestra, le faremo fare un po' di attività fisica perché ne ha bisogno. Emma secondo me tra l'altro è cambiata tantissimo senza la sua vecchia acconciatura. Questo è il suo look quotidiano, look formale, look sportivo, da notte, look da festa, e un'altra cosa che un po' mi manca sono le ciglia. Secondo me le ciglia nelle Sim stavano molto molto bene, e vabbè, il look da piscina è questo qui. E l'ultima famiglia che mi manca da farvi vedere è quella di Emily e Tommy. Emily in realtà è sempre bellissima, è anche un bellissimo fisico nonostante la gravidanza, guardate, io la trovo davvero bellissima. Comunque questo è il suo look quotidiano,
Questo è il look formale. Look da festa, no, sportivo, scusate, da notte. Tra l'altro con questa frangia secondo me sta davvero benissimo. Poi abbiamo appunto il look da notte, il look da festa, anche per lei un bel vestitino rosso, sembra un maglioncino un pochettino più lungo, e il costume da bagno è sempre rosso. Questo invece è il piccolo Francesco, che secondo me è bellissimo, davvero bellissimo. Questo è il suo look quotidiano. Look è formale, look da notte e look da festa. Guardate in smoking come sta bene. E poi abbiamo Tommy. Anche Tommy in realtà più di tanto secondo me non è cambiato. Lui è dimagrito un po', sembrerebbe. Comunque questo è il suo look quotidiano. Poi abbiamo il look formale che non è cambiato. Il look sportivo non è cambiato nemmeno quello. Il look da notte nemmeno quello è cambiato. E il look da festa, questo molto elegante, con il cardigan e la cravatta e costume da bagno. Fatto questo, adesso vi ho fatto vedere tutti i personaggi e i loro nuovi look, passiamo a giocare con loro. Ed eccoci qua, sono le 3:30 di notte, quindi direi di andare a dormire tutti. Abbiamo Sofia che si è fatta la doccia alle 4 del mattino, dai, vai a mangiare qualcosa. E c'è anche qualcosa di avariato in frigorifero, quindi butta il cibo avariato. Bene, bravissima. Qui invece cosa hai lasciato? È maiale in agrodolce. Riponi. E poi magari, anche se in realtà non ha bisogno di dormire, però torna a dormire. Oggi è sabato, quindi è il giorno perfetto per festeggiare il Capodanno. Voi invece questa sera cosa farete? La passerete con gli amici, con la vostra famiglia? Vi auguro tra l'altro un buon anno nuovo, che il vostro 2018 sia un anno molto molto bello, molto felice. Comunque, Jessica si è svegliata, io quasi quasi ragazze direi. Allora, in questi giorni ho giocato un pochettino con loro prima di tutto, e Jessica, vediamo se non ricordo male, Jessica si ha ottenuto 1 milione di follower, ma forse questo ve l'avevo già raccontato. E Mark invece non ha preso nessuna promozione perché deve ancora raggiungere il livello 4 di logica. Invece Sofia, oltre che essere bravissima a scuola, perché in questi giorni le ho fatto fare i compiti puntualmente tutti i giorni, quindi i suoi voti scolastici sono aumentati. Però un'altra cosa che, infatti vedete, conseguito il livello 4 di abilità e compiti a casa completati. Un'altra cosa, visto che lei come aspirazione ha birbante turbolenta, deve raggiungere il livello 10 di abilità motoria. Quindi quasi quasi, in realtà oggi non devi andare a scuola. Quindi, visto che non devi andare a scuola, esatto, vieni qua e gioca un po', così sale il livello di abilità. Dai, basta riposare, che hai riposato abbastanza, poi vieni in bagno, usa, e poi hai ancora bisogno di mangiare, e quindi magari prendiamo qualcosa dal frigorifero, e prendiamo, apri, cosa abbiamo? E maiale in agrodolce, gnocchi, strapazzata da colazione, quasi quasi, visto che sono le 8 del mattino, prendi una porzione. Invece Jessica e Mark stanno mangiando in compagnia, facciamoli chiacchierare un pochettino. Proponi un piano folle e poi facciamo altre scelte, buffo. E racconta un aneddoto divertente, e magari Mark accende anche il fuoco, visto che non l'abbiamo mai acceso in queste puntate. Sofia sta ancora giocando, no, ha smesso, vediamo se è salita la sua abilità, e ha l'abilità 10, quindi vieni qua e gioca ancora un po' dopo, poverina. Se la sta facendo sotto. Fortunatamente, oddio, questo lavandino è da pulire. Fortunatamente in questo appartamento, nella loro casa, non avevo utilizzato materiale personalizzato, quindi non sono andata a sistemare la casa, ma invece l'appartamento di Jessica, di Emily e di Tommy è da sistemare, perché ho utilizzato un po' di materiale personalizzato, se non ricordo male, specialmente quello di Emma e Leonardo, e quindi dovrò lavorare un pochettino anche a questo.
Jessica sta pulendo, e Sofia sta mangiando e Mark, anche lui sta. Congratulazioni, Mark ha compiuto i primi passi nel suo viaggio culinario attraverso la città. Consumare del cibo cittadino sblocca la capacità di cucinarlo. Esistono altre 26 ricette da imparare. Esci e prova dell'altro cibo. Ok, magari venite qua e vieni qua a riscaldarti. Poi, Sofia, quasi quasi vieni ancora qui fuori a giocare. Dai, quanto hai ancora da mangiare? Direi che può bastare. E Jessica si è messa al computer. Con un po' di fortuna e un tempismo perfetto, il tuo aggiornamento dello status sui social media ha intrigato il mondo. Jessica ha guadagnato 25 follower. Vabbè, pochissimo comunque. Sono le 11, quindi abbiamo ancora un po' di tempo prima di organizzare la festa. Io direi, Jessica, adesso cosa stai facendo? Niente di interessante. Quindi torna al computer e pubblicizza un po' qualcosa sui tuoi social network. Fai registrare un'invettiva e poi facciamo social network e racconta barzellette ai follower. Perfetto. Mark non ha nessuna esigenza, quindi direi da bravissimo, asciuga qui e poi chiama Mia perché ha bisogno di qualcosa. Evidentemente scommetto che deve andare in bagno. Vediamo cosa sta facendo. Si è messa qua vicino al fuoco. Esatto, eccola qua che è venuta in bagno, è venuta fuori a fare i suoi bisogni. No, non fare nessun pasticcio. Combina un pasticcio, no, grazie. Che problema c'è? Altre scelte, protezione animali, nutri. Mark, perché sei a dorso nudo? Magari dai un bacio a Jessica. Altre scelte, romantico. E bacia. E poi magari acceleriamo così arriviamo prima alla festa, che è la cosa più importante. Poi non so se ci avete fatto caso, ma sono andata un po' a cambiare anche questa stanza, che in teoria sarebbe la camera di Sofia, ma in realtà poi diventerà, penso, una palestra. Metterò qualche attrezzo perché questa è la piccola, è il piccolo loft, è il piccolo appartamentino di Sofia. Comunque vabbè, sono andata a spostare il letto da questa parte, ho messo la scrivania centrale, ho aggiunto una grande libreria, insomma, ho messo qualche cosina in più. Sono le 3 e mezza del pomeriggio quasi. Allora, vediamo le loro necessità. Allora, Jessica non ha nessun bisogno, Mark nemmeno e Sofia nemmeno. Ottimo. E un'altra cosa che potremmo fare è accendere l'aspirapolvere a robot, chiamata in arrivo da Emma. Emma Parisi sta chiamando per chiacchierare. Vuoi rispondere? Ma certo, assolutamente. Guardate, questo fa parte dell'espansione cani e gatti, un aspirapolvere automatico che pulisce tutta casa. Fantastico, super geniale. Io direi per le 7, anzi forse magari un pochettino prima, per le 6 di organizzare la cena, visto che poi dovranno anche andare a ballare, quindi hanno bisogno di un po' di tempo. Emma ha diffuso dei pettegolezzi piccanti su Sofia. Ma perché? Perfetto, sono le 6, quindi direi di organizzare la cena e andiamo con Emma, Sofia, Emily, Tommaso, Francesco, Mark e Leonardo. Abbiamo invitato tutti, giusto? Sì, perfetto. Ed eccoli qua, tutti vengono con noi, quindi direi come prima cosa di andare a Newcrest e come prima cosa direi di andare a mangiare qualcosa. Prima di tutto ci tengo a farvi vedere questo lotto che è davvero spettacolare, guardate che meraviglia, cioè bellissimo anche con questo portico, è proprio un perfetto stile parigino. Questo è l'ingresso principale, poi c'è l'ingresso più piccolino. Poi abbiamo al piano superiore ci sono queste piccole stanze con un televisore, una libreria e dei divani per rilassarsi. No, vabbè, che bella idea questa. E fuori ci sono i tavolini per mangiare o bere qualcosa. E al piano di sotto invece cosa c'è? Ovviamente il ristorante. Quindi qua ci sono dei tavoli, qua ce ne sono altri. Poi abbiamo questa centrale dove c'è il bancone. Abbiamo un'altra saletta e poi ce n'è un'altra ancora qua. No, vabbè, grandissimo. Ci sono i bagni.
qua c'è la cucina. Mi piace un sacco questo ristorante, quindi adesso direi di entrare. Però come prima cosa dobbiamo vestirci tutti di rosso. Ok, sono andata ad ordinare il tavolo e ho avvicinato questi due tavoli così almeno questa volta potranno cenare insieme. Perfetto, si è seduto anche Tommy che però è l'unico che non è vestito di rosso. Vabbè, io direi però di ordinare per il tavolo. Cosa ordiniamo? Allora, da bere direi di ordinare. E, visto che è Capodanno, direi del vino. Ordiniamo un bicchiere di vino bianco per Emma, per Emily e per Jessica. Ok, mentre invece un bicchiere di rosso per Tommy, Mark e... Ma Leonardo non è venuto? Vabbè. Facciamo finta di niente per loro due. E il bicchiere di acqua lo ordiniamo a Francesco e Sofia. Poi andiamo ai menu, alla portata principale e ordiniamo. Vediamo cosa possiamo ordinare. Il taco spaziale con tuorlo d'uovo perlato, ordiniamolo per Tommy. Poi il trio di pesce artigianale invece per Emily. Il petto, ordiniamolo per Emma. Poi la tazza di verdure da giardino la ordiniamo per Jessica. L'involtino invece lo ordiniamo a Sofia. Ordiniamo un po' di petto anche per Francesco. E poi manca Mark e a Mark cosa ordiniamo? Del tonno, dai, prendiamo del tonno a Mark. Ottimo, direi che possiamo confermare. E intanto che aspettiamo, direi Jessica di annunciare l'apparizione, così ottiene un bel po' di follower. Meno male, ecco qua, anche Tommy è vestito di rosso e ha strafame. In realtà è scoccata la mezzanotte, mi sono accorta soltanto adesso. Facciamo finta di niente e festeggiamo dopo. No, ma si sta addormentando Jessica, ha sonno, non ci credo, non ci credo. Sì, fai un pisolino. Ed ecco qua è arrivato il cameriere intanto che Jessica sta dormendo. E adesso Jessica direi di venire qua a mangiare, visto che sei l'unica che manca. E per festeggiare, dai, aspettiamo le 3 di notte perché mi sono completamente dimenticata di tenere monitorato l'orario. Comunque, guardate che bei piatti che hanno qua. Quello di Mark è bellissimo, fatto a pacchetto regalo. E sembra che Emma e Emily stiano facendo anche grande amicizia. E sono già le 2 di notte, va bene. Buon anno a tutti. Cioè, l'unico che sta mangiando qua è praticamente Mark. Cioè. A parte Tommy che ha finito di mangiare, ma poi gli altri se ne sono andati tutti, quindi direi Jessica a questo punto. Direi di lasciare il tavolo e andiamo a divertirci in discoteca, anche se sono praticamente tutti mezzi addormentati, sono tutti stanchi. Ok, direi che è arrivato decisamente il momento di andare a festeggiare in discoteca, anche perché si sta facendo davvero molto molto tardi. E abbiamo lasciato giustamente a casa Sofia e Francesco perché sono piccoli e invece Leonardo non è venuto perché stava dormendo. Quindi direi di andare a San Misciuno e di andare in questo locale notturno a ballare un pochettino, giusto una mezz'oretta. Ed eccoci arrivati, sono le 5:40, quindi festeggiamo la mezzanotte alle 6 e sono tutti super super addormentati. Cioè, stanno dormendo in piedi tutti praticamente. Vi faccio vedere velocissimamente com'è il locale. Secondo me è spettacolare, guardate. Con la scritta 2018 ed è appunto una discoteca. Qua c'è la pista da ballo con la console per il DJ, ci sono le luci, c'è addirittura questa fontana e al piano di sopra invece abbiamo un'altra piccola console, abbiamo una camera da letto. Abbiamo un bagnetto. La parte più interessante, però, in realtà è giù dove insomma si balla. Quindi direi: ballo di gruppo 1-2 passo. Vediamo un po' cosa combinano. Che non ce la fanno più, poveretti, non ce la fa più nessuno. Nemmeno Emily, che è la più giovincella insieme a Tommy. Cioè,
con che spirito stanno festeggiando questo Capodanno, tutti addormentati. E accendiamo un po' di musica e pannello di controllo stereo accendi, musica pop. Mamma mia, che spirito! Ok, Tommy ha mollato dopo 2 minuti. Marco si è addormentato per terra. Comunque direi, balla insieme, facciamo un ballo normale e poi andiamo a casa. Comunque, tanti auguri a tutti di buon anno nuovo. Sono rimasti praticamente soltanto in tre, anzi in due, Emma e Jessica, cioè la più vecchia di tutto il gruppo è quella che è rimasta più attiva. Niente dai ragazze, con questo concludo l'episodio. Alla fine è rimasta soltanto Emma. Emma è quella più attiva di tutti. Cioè, guardate, Mark si è addormentato, adesso Jessica ha mollato, però è rimasta soltanto Emma. Quindi, primo posto per Emma, quella che ha resistito di più a questa festa e quella che sta ballando da sola adesso. Niente ragazzi, io spero che questo episodio vi sia piaciuto. La festa non è andata proprio come speravo, in realtà volevo farli mangiare tutti insieme con calma, invece hanno combinato, insomma, un po' di pasticci, non hanno quasi mai mangiato insieme, però vabbè. Spero lo stesso che questo episodio vi sia piaciuto. Vi auguro un buon anno nuovo, vi mando un grandissimo grandissimo bacione. Noi ci vediamo ormai nell'anno nuovo con un nuovo video. Ciao.